Amici, ribenvenuti, parte Sit and Goal sulle frequenze di Radio Pestum e stasera anche su Cilento Channel, qui il mio conduttore Angelo Valletta. Ciao a tutti. Salutiamo i telespettatori di Cilento Channel che ci vedranno stasera, che potranno già ammirare, tra virgolette, i nostri ospiti, che però ancora non presentiamo perché ci sono dei trassi da seguire. Parleremo come al solito della giornata di promozione, prima, seconda e soprattutto la terza categoria, con la rubrica Terza Forza condotta dallo stesso Angelo. È successo qualcosa anche in questa domenica e qualcuno dei nostri ospiti ha già un po', non dico il dente avvelenato, però qualcosa, qualche spuntino polemico. Tra l'altro uno dei navigatori più assidui di Facebook, e soprattutto quando c'è una polemica lui si ci tuffa a capofitto. Angelo, prima di parlare, di fare la nostra solita scaletta, in terza categoria cosa è successo? Un campionato un po' movimentato, qual è stato, diciamo, il fatto del giorno? Ma fatto del giorno fondamentalmente in questa settimana non c'è, nel senso che la giornata si è svolta in modo anche questa volta regolare, e in più non solo, i risultati bene o male, tranne forse proprio un solo caso isolato, hanno rispecchiato quelli che erano i pronostici di massima. Quindi ci troviamo di fronte a una giornata che avevamo pronosticato poteva essere... Già ti vuoi prendere la tua Mercedes, diciamo, come il Toto Capaccio nel pallone. Quanto hai fatto? Sono curioso. Ma lo diciamo dopo, perché diciamo c'è un ospite interessato, quindi... Quindi non voglio bruciare niente. Allora, in promozione, buono il pareggio, voglio dire, della... Vabbè, ma prima di parlare di calcio, presentiamo i nostri ospiti. Qui con noi oggi Raffaele Pingoro, giocatore della Tempalta. Salve a tutti. Lo leggo dalla tuta, ma magari già lo sapevo. E Giacomo Iannuzzi, giochi Giacomo? Ah, ancora non giochi più, giusto? No, non no, potete dire dalla tua forma fisica, perché hai giocato sempre così, praticamente. Allora, salve a tutti. Ciao. Subito, hai qualche spunto polemico per oggi? Sì, sicuramente sì. Come sì, sempre, come sempre. Infatti, sì. Com'è, Giacomo? Allora, noi che siamo, tu che sei avvezzo al web, giustamente devi controllare da direttore di Capaccio nel pallone, quando vedi sempre, approvi sempre l'entrata a gamba tesa di Giacomo, secondo te arricchiscono la minestra o certe volte qualcosa se la potrebbe risparmiare, Angelo? Sincero, Angelo, eh? Ma diciamo tutte e due, la verità è nel mezzo in questo caso, fa parte di quei personaggi, ce ne sono comunque, che dicono le cose fuori dai denti, quindi o apprezzi, come dire, la sincerità e la spontaneità, oppure ti arrabbi. E magari se lo fa apposta, Giacomo, perché? Perché tu sei spinto da questa cosa di dire la tua, o non hai detto Maroni? È la mia indole, critica. Ma qual è il fatto che ti ha dato più fastidio, su cui sei intervenuto più a gamba tesa in questo inizio di campionato? Qual è la cosa su cui hai polemizzato di più? Sul fatto che è stato colpevolizzato il Cafasso per un aspetto economico del calcio, e invece c'è da dire che in effetti il Cafasso sta meritando la classifica che sta ottenendo, e mentre le altre si stanno perdendo in chiacchiere, insomma. Tempalta, come al solito, inizio un po' farraginoso, poi diciamo vi siete stati riprendendo col bomber Santomaro che segna a ripetizione. Io ti voglio fare un'altra domanda invece, come per rompere il ghiaccio: come è andato l'innesto? Questa la devo fare. Com'è andato l'innesto del vostro nuovo allenatore? Che è questo? Beh, senz'altro ci sta sorprendendo la mancanza di polemiche sulla... No, non ti preoccupare, c'è stata. L'anno scorso abbiamo avuto un ospite, Angelo, che senza mezzi termini ha detto tradimento, alto tradimento. Se ci stavamo trovando nel Missouri, magari nel 1700... Di un ex giocatore del Tempallo stiamo parlando? No. Sì. No. Forse è un ex, sì. Allora tradimento di che, Angelo? Se aveva già giocato anche lui nel Tempalto. No, devo intervenire pure io, se mi dai, devi, no, parla vicino al microfono. Lo scorso anno Gabriele Panorama, che è un amico mio e saluto, si era praticamente appigliato su tutto ciò che succedeva al Tempalta. Loro erano gli eterni nemici. Poi all'improvviso quest'anno a settembre, praticamente che fai? Vai a allenare il Tempalta. Allora, scusa, non può essere una scelta professionale, da professionalmente parlando, Gabriele, è tavo di sparagnia questa, però, cioè, in effetti no. L'anno scorso eterni nemici, e quest'anno praticamente addirittura diventi il loro allenatore, no.
Gabriele, no, non te lo posso concedere. Tu che sei più diplomatico, Raffaele. Beh, non so come prendere la cosa, nel senso, in campo sì, nemici, siamo stati sempre nemici, ma finiva tutto là alla fine. Cioè, ve lo può confermare anche Gabriele, ma dico, la vena polemica mi sia un po' un tantino esagerato. Ma ce la sentite sta rivalità, Raffè, con la... Era sentita senz'altro, per l'amor di Dio, cioè, no, però... la sentite ancora adesso? Forse sì, per qualche... Allora, e come vedi questo fatto che il Fonte ha vinto il campionato e poi è scomparso totalmente? Alla fine è stato uno dei motivi, cioè, Gabriele penso che non si sarebbe mosso da Fonte, insomma, quindi... Angelo, un tuo parere. C'è sto subito Giacomo ci ha buttato il carico da già. Ma no, guarda, Carlo, nel calcio come nella vita non bisogna mai dire mai, dai, non siamo, come dire, troppo estremisti o troppo sentenziamo, nel senso che la vita è fatta di momenti. Magari poi sentiremo qualche protagonista ci dice la vita è fatta di momenti. C'è il momento in cui ti arrabbi e poi il momento in cui fai pace, voglio dire, o comunque ragione. Avrete capito che siamo a mezzanotte intorni. Marzullo ha appena tagliato i capelli, giustamente si faccia una domanda e si dia una risposta. Parliamo un attimo, visto Giacomo, io so che tu sei un tuttologo a livello di calcio, quindi parliamo un attimo dell'Ereon che ha vinto la sua partita mentre perde il Vesulo, e stavolta ho azzeccato anche la categoria. Allora, come le vedi? Vesole, fammi un excursus sulle due. Per quanto riguarda il Vesole, ho sentito la polemica telematica. Cioè, praticamente loro sono andati a giocare a Marina di Camerota, consapevoli del fatto che l'arbitro era della sezione di Sapri. Già sono andati lì, ma come possiamo giocare? In effetti la partita... Ma non ne poteva essere una sorta di alibi precostituito? Ecco, ma il calcio giocato non è fatto di alibi. Vai là, se vuoi vincere, vinci, se vuoi perdere, perdi, se vuoi pareggiare, pareggi. Loro hanno perso, stop, senza alibi, c'è senza... Una di polemica con il corrispondente del Vesole, magari. No, assolutamente no. Però ho letto, andiamo a giocare a Marina di Camerota, arbitro della sezione di Sapri. E allora praticamente che sei andato a fare? Era meglio che tu non andavi, cioè sei andato lì, hai perso, basta, stop. Un commento sull'Ereon? L'Ereon, il progetto, nonostante hanno perso delle pedine, comunque quest'anno si sta comportando bene, a sprazzi DS Seno sta facendo un buon lavoro in tutto sommato. Tu segui l'Ereon prima categoria un po' così, e l'anno scorso aveva una squadra fortissima con D'Alessio, aiutami a dire, Carmine Nico, ti aveva fatto giocatore Carmine. Qualcuno è passato al Borgo Cromola, se non sbaglio. Assolutamente sì, poi parleremo anche di questo Borgo Cromola, progetto scientifico. Abbiamo anche Raffaele Nacarlo, un nostro amico che da poco è giocatore del Borgo Cromola. Anzi, ti dirò, Angelo, mi sono informato sulla partita. Il Borgo Cromola è entrato Nacarlo e ha cambiato la partita. L'Ereon l'anno scorso squadrone, compa, sembra una di quelle squadre che fa la squadra a vincere e poi magari si scioglie. Però quest'anno è progetto giovani e sta benissimo. Si stanno comportando bene. Molto bene, va bene, andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorneremo a parlare di seconda e terza categoria.